Sindaco Sia, è un'emozione indescrivibile ritornare dopo 16 mesi in carica al Comune di Guardavalle. Sì, l'emozione è stata tantissima perché la fascia tricolore ti dà anche questa sensazione, l'amore verso lo Stato, l'amore verso la comunità e soprattutto l'impegno che c'era stato tolto in modo improponibile e che oggi tutto quello che c'era stato negato lo Stato. Lo Stato, quello vero, quello importante, ce l'ha restituito. Quindi la felicità mia, di tutta la maggioranza, di tutti i cittadini che da ieri ci hanno inondato di telefonate, di messaggi, veramente un qualcosa indescrivibile. Questo sicuramente ci inorgoglisce e ci fa anche caricare perché già da pochi minuti inizieremo a fare una valutazione delle criticità che ci sono per poter trascorrere un'estate sicuramente serena, tranquilla e soprattutto una comunità ospitale. E di questo quindi noi ce la metteremo tutta. Io voglio ringraziare veramente tutti gli amici della zona ionica, i sindaci, tutte quelle persone che ci hanno chiamato e che ci hanno mandato dei messaggi sui social che hanno dimostrato vicinanza, affetto e soprattutto anche la verità. Ieri alle 14, quando abbiamo avuto la notizia da parte del nostro avvocato, che li voglio ringraziare, Leparoti e Pino Pitaro, ci hanno dato questa bellissima notizia, è scoppiata veramente la gioia nei volti di tutti i cittadini di Guardavalle, perché essere commissariati non è una cosa bella e soprattutto quello che ci è stato causato a noi era un qualcosa di irreale e finalmente lo Stato ci ha dato ragione, quindi ritorniamo ad amministrare come il 2018 i cittadini di Guardavalle a larga maggioranza ci hanno votato, quindi siamo felici e siamo pronti per ripartire. Grazie a tutti. Domani Ci sarà una conferenza stampa domani mattina? alle 10:30 faremo una conferenza stampa nella sala consiliare dove ci sarà anche la presenza dei nostri avvocati e ci sarà anche tutta la stampa regionale per poter far sentire anche un attimino le nostre ragioni e soprattutto per un messaggio di serenità per tutti perché vogliamo ripartire con la serenità nel corpo e nell'anima.